tecnologia, no? No, è basico, perché ha un TH di funzionamento intorno a 7. Qua c'è la pastiglia di ipoclorito. Quindi questo serve... non è percolato? No. È digestato. No, se no è acido. Certo. E questo di qua è la pastiglia di ipoclorito che serve a stabilizzare dal punto di vista microbico il sistema. E con questo vengono, diciamo, trattate le piante. Qua non le vede, ma noi abbiamo trattato un aranceto e nel mese di agosto si è messo a germogliare con una vegetazione. Quindi tu hai un tubo che va... Siamo circolato per capirlo. No, digestazione. Il gas che va. Il gas attraversa, qua c'è una cartuccia di carbone per trattenere l'idrogeno solforato, va sostituita ogni 9 mesi. E da questo raccordo di qua si infila dentro il mio riserva. Chiaramente la riserva è circa un metro cubo. Il digestato non resta materiale. No, resterà qua sotto fanghiglia ogni 2-3 anni, bisogna aprirlo. E levare ogni 2-3 anni? Sì. E dove la buttare? E il, sarà, diciamo, prodotto da essiccare da mettere in mezzo al terreno. Quindi non pericoloso, sempre compatibile. Qua, come vedete, abbiamo messo tutti i rifiuti prodotti nella cucina del signore Bianchi. Non c'è nessun odore, tranne nel momento in cui... Così apre, naturalmente, solo quello. Ovviamente noi... Per adesso stiamo utilizzando la cucina in dotazione per cucinare. È aperto? Ma come le dicevo, il nostro punto finale è quello di fare metano sintetico. E con questo metano sintetico alimentare i trattori con cui andare a coltivare le vite. Io ho visitato un impianto di Audi in Germania che fa questa roba di qua a livello industriale. La tecnologia si chiama Power to Gas. I colossi energetici tedeschi hanno investito fior di milioni in questa tecnologia. Il 50% del rapporto tra TH4 e CO2. La cosa strabiliante, questo è in funzione da 2 a 3. Ecco, se vuole ci mettiamo su il padellino. Pigliate la bella, c'ho un padellino con delle uova, friggiamo. Lo prendo io. 12 litri, un secchiello pieno di rifiuti. Una famiglia. Ma anche due, se li tira. Due secchielli, sì. Quindi il doppio, 25 litri, 24 litri. Noi stiamo lavorando con l'ingegner messinese dell'Università Core per metterne 50, 100 in una piattaforma, diciamo, che sarà coinvolta la popolazione. Abbiamo anche il container con il pallone dentro per tenere 100 metri cubi di gas metano e quindi generare energia elettrica per il comune. Ci piacerebbe questa cosa realizzarla però sulle isole, dove il problema della spazzatura è amplificato per altre 10 volte. Questa è la vera applicazione dell'economia circolare. Quello che le ho raccontato sul vino, sono stato invitato a discuterlo al momento del varo dell'economia circolare a Bruxelles dal professor Pezzini ed è stata molto apprezzata come soluzione. Per noi siciliani diventa oltremodo interessante questo sviluppo, perché poter dimostrare al mondo di fare dei buoni prodotti agroalimentari, di farli in maniera sostenibile. Abbiamo anche una convenzione con Coldiretti, si muove su questo. Ci pone in una condizione di vantaggio, anche, non indifferente. Potremmo anche, lo presento anche a Coldiretti. Sì. Appunto 50 biodigestori. La scheda tecnica ce l'ha. Del singolo. Sì, sì. Poi ovviamente i sindaci. Io ne provo due con la direzione scolastica. I sindaci illuminati appena togliono il gas. Dico vento, olio lo vuoi, se no salta. Perché utilizzo il gas per cucinare. Toglie l'olio, dico vento, toglie la padella. È più semplice. Avanti, chi vuole. Chi vuole assaggiare l'uovo sostenibile? tp24.it Notizie. Il territorio in diretta.